grandissimi, oggi sono in compagnia di Alvise. Siamo appena partiti dal lago di Tovel, siamo in Val di Non e oggi andremo a fare un bivacco un po' nascosto. Ci sarà un po' da camminare. Intanto, come avete visto, il contesto in cui siamo è bellissimo, ci sono un sacco di colori e in più il lago è qualcosa di magico in questo periodo. La nostra destinazione di oggi è il bivacco Costanzi Albanisi. Abbiamo appena preso il sentiero 309 che ci porterà prima a un altro bivacco dove molto probabilmente mangeremo, per poi continuare a cambiare sentiero fino al bivacco. Impegnativo comunque questo percorso. Sto facendo sudare il ragazzo. Sta. È così tipo. Allora, prima oretta di cammino fatta, pausa pranzo e dopo cerchiamo di capire dov'è il sentiero che ci porterà al bivacco. Qui comunque ci sono parecchie strutture e infatti dopo cerco di capire qual è il bivacco, perché in teoria uno è un bivacco, uno è una malga e forse la casa anche di qualche pastore. Adesso il sentiero passa dal 309 al 310, dobbiamo arrivare a questo passo qua e dopo in teoria è tutta discesa verso il bivacco. Il passo dovrebbe essere a 2500 metri. E via che si riparte! Aggiudicato, autunno, miglior stagione per venire a fare i bivacchi, ti regalo un panorama. A 2000 metri è sempre tutto più chiaro. Ci mancano 500 metri di dislivello per arrivare al passo e inizia a fare fresco, soprattutto quando va via il sole. Batteria scarica, sto malissimo. Proprio bello questo percorso perché entri proprio nel cuore della montagna. Nel cuore della montagna. Nel cuore della montagna. C'è questo punto dove la roccia sfuma sul rosso, tutta messa a anfiteatro. Senza parole, lo sbaglio. Ragazzi, io sono commosso dalla bellezza di questo posto. Andiamo a vedere subito. Attenzione! Wow, sto benissimo. Un attimo che apro le finestre. Allora, abbiamo 4 letti giù. Una panca, un po' di belle foto, la mappa è veramente bellissimo, nuovo, il legno è veramente in condizioni ottime. Qua abbiamo un tavolone, qua abbiamo la mensola, andiamo a vedere di sopra. C'è questo soppalco con tanto di coperte. Di qua invece c'è questa scaletta di ferro che... se non mi ammazzo, la maniglia non va. Boh, magari è tipo un ripostiglio. È veramente spaziale, forse è l'unica cosa che manca, la stufa, però cioè, ci si accontenta perché il panorama fuori
È imbarazzante. Per quanto riguarda l'itinerario, l'ho trovato abbastanza faticoso perché ha una salita sempre costante, non molla mai, però è uno di quei sentieri che è proprio bello da fare. Sia il bosco bellissimo, veramente suggestivo, in un contesto dove ci sono le montagne da una parte grigie e da una parte rossa. Quando arrivi qui godi di tutto, del silenzio, del panorama e della bellezza che offre la natura. E poi che figata non è dormire in una casetta del genere a 2300 metri e sei libero. Volevo farvi vedere il mio gavettino super compatto che si apre. E via, caffettino. Non potete capire che freddo fa. E sono le 6:30. Oh! La temperatura sta scendendo in maniera drastica, allucinante, e quindi ci siamo rintanati dentro a giocare a carte. Siamo talmente pigri che stiamo cucinando praticamente appena su dalle scale perché giù fa troppo freddo. Comunque abbiamo un bel risottino, una bella fetta di formaggio e dopo il dolce, no, ve lo faccio vedere dopo. E sono messo in questa posizione perché sto facendo luce e sarà molto impegnativo andare fuori dopo a fare qualche foto. Ok, riso pronto e adesso una bella cascata di formaggio. Quello che gli dà quella nota amara è scelta azzeccata. Però devo dire che si sta meglio dopo aver cucinato a livello di temperatura. E come dolce ci spariamo i marshmallow, proprio un'americanata stasera, tra l'altro fatti al fornellino. Mamma mia che doratura, boia, mega buoni, buonissimi. C'è il viso che sta pregando da quanto freddo. Nossa. C'è ragazzi, è arrivata anche l'ora di andare a dormire. Intanto vi faccio vedere un po' di foto che ho fatto per voi rischiando veramente la morte perché fuori c'è un freddo indegno, quindi via con le foto. Buondì gente, purtroppo però da qui non si può godere dell'alba perché praticamente c'è questo monte enorme davanti. Per godersi l'alba bisognerebbe andare su al passo e quindi camminare 20 minuti e da lì forse si riesce a vedere qualcosa. Non fa neanche più tantissimo freddo rispetto a ieri sera, si sta molto bene. Adesso sveglio l'altro, preparo la colazione e ci godiamo gli ultimi momenti in questo posto fantastico. È addirittura nevicato lì. E anche di qua forse qualche spruzzino di neve l'ha fatto. Eccolo là. Chiuso, colazione fatta, siamo pronti per partire e tornare a casa. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, bivacco assolutamente da venire a testare, molto bello. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Vi saluto, devo mettere le mani in tasca perché mi si stanno ghiacciando.